La sezione perugina dell'Associazione Donne Giuriste Italiane ha proposto un incontro per discutere di come riconoscere le anomalie nei contratti bancari, come tutelarsi o recuperare i costi illegittimamente pagati. In questo senso assume una funzione centrale la figura del curatore fallimentare. Il curatore deve essere visto come un amministratore di una società che si tende a gestire la società in un'impresa in un ambito di procedure fallimentari. Quindi dovrà compiere tutte quelle azioni che diciamo pendenti alla data di fallimento, cioè sulle anomalie bancarie che si sono verificate nei contratti stipulati prima dal fallito, prima della dichiarazione, da quando l'impresa era in bonis. Quindi è molto importante la figura del curatore al fine di individuare tutte quelle attività recuperatorie e risarcitorie e quindi le azioni legali nei confronti dell'avversione alle anomalie bancarie. Anomalie bancarie che passano da usura, anatocismo, applicazione di interessi ultralegali, commissione massimo scoperto. Il dibattito è stato proposto da ADG di Perugia anche a sottolineare la necessità di un sempre maggiore coinvolgimento delle donne giuriste per affrontare questa materia. La materia del diritto bancario, soprattutto la problematica delle anomalie nel settore bancario, quindi nei contratti bancari e dei contratti che riguardano tutti gli istituti che erogano il credito, sia una materia di grande interesse sociale. Se in questo ambito di erogazione del credito ci sono delle anomalie che pregiudicano molto i cittadini o le imprese o i lavoratori autonomi, professionisti e quant'altro, è ovvio che questo ha riflessi sul piano sociale e sul piano del paese a livello generale. Finora si ha l'impressione, dal fine anni 90 ad oggi, che siano stati invasi i tribunali, giustamente purtroppo, di cause per la restituzione di interessi, di commissioni e altri oneri non dovuti che il cliente ha pagato nel corso del rapporto, sia di mutuo che di controcorrente che di leasing, ma si è posta, secondo me, poca importanza a quei diritti che purtroppo sono spesso violati e poche volte risarciti. Quando c'è un'insistenza in una pretesa che poi si scopre alla fine del giudizio essere non dovuta, secondo me non è sufficiente il ristoro e la restituzione di quelle somme, ma ci dovrebbe essere anche un risarcimento di quel danno. Spesso è un danno non patrimoniale che la vittima, l'utente, ha patito.